Sì. Vabbè, poi sembra che sono più alto e lo sanno che non sono tanto alto. Okay, quando volete andate. Allora, siamo con Cattaneo. Allora, è piaciuta la serata? Chiaramente Stefano è sempre forte, sempre con le idee molto chiare. Quindi tu sei un politico navigato e quindi mettere insieme il diavolo e l'acqua calda non è così semplice. Impressioni sul futuro? Dunque, non so chi sia il diavolo e chi sia l'acqua calda. Sono certamente convinto che i contenuti che propone Stefano Parisi sono molto solidi e sono contenuti che io condivido, che vanno nella direzione di quello che io auspico si faccia perché serve al nostro paese. Dopodiché, siccome stiamo parlando di politica, dobbiamo anche capire qual è la proposta che insieme riusciamo a fare agli elettori, che sia credibile per gli elettori e perché possa essere in grado già alle prossime elezioni di esprimere una rappresentanza adeguata nel Parlamento delle istituzioni. Come diceva Andreotti, in politica non basta avere ragione, bisogna anche che gli altri te la riconoscano, bisogna fare un lavoro perché queste giuste idee siano riconosciute come tali. Quindi con Alfano come è andata a finire allora? Beh, Alfano mi sembra che abbia fatto una scelta, la Sicilia prelude indubbiamente a una scelta nazionale che è quella dell'accordo con il PD, è una scelta che io non condivido ed è una scelta sulla quale non seguirò Alfano e come me tantissimi altri esponenti anche importanti di Alternativa Popolare. Va bene, vedremo come va a finire.